Bentrovati con Lavori in Corso. Questa settimana parliamo con un esponente, un consigliere regionale del Movimento 5 Stelle. È con noi in studio Giulia Gibertoni, benvenuta. Grazie, buonasera a voi. Faremo un'analisi un po' a 360 gradi della situazione regionale, partiremo dalle elezioni per poi raccontare le primissime settimane del nuovo governo della nostra regione. Questa settimana manca, sente giustificatissimo, Maurizio Andreoli, però abbiamo preso in prestito dalla nostra trasmissione Restart Maurizio Marchese, abbiamo fatto un cambio di Maurizio. Buonasera a tutti, abbiamo cambiato solo il cognome. Esatto, quindi ci terrai compagnia ovviamente nel corso della puntata, perché sono tanti i temi che vogliamo affrontare con la Gibertoni, però non possiamo non salutare Maurizio, che oltretutto ci ha lasciato, poi come un po' tradizione tutte le settimane, un mini editoriale che vediamo ci racconta meglio i temi che andremo ad affrontare in questa puntata. Sono molto dispiaciuto di non poter partecipare a una puntata della nostra trasmissione, ma mi dispiace particolarmente non esserci in questa occasione, non poter dialogare e confrontare con un esponente del Movimento 5 Stelle, un'opportunità dal punto di vista professionale che non sempre mi è accaduta finora e non per mia scelta. Avrei voluto parlare di alcuni temi, primo fra tutti uno che mi appassiona anche al di là della mia professione, quello dell'ambiente, la cementificazione, la tutela del territorio, che so essere temi cari anche alle corde di Giulia Gibertoni, e poi di tanti altri. Una cosa però voglio dire alla Gibertoni, ed è, se vogliamo, più di carattere personale, o meglio riguarda la categoria dei giornalisti e il loro rapporto con il Movimento 5 Stelle. Categoria a cui fin dall'inizio è stato appiccicato un bollino che io ritengo profondamente ingiusto e in qualche caso addirittura offensivo, questa teoria della casta, della stampa al servizio di qualcuno, teleguidato o addirittura prezzolata. Ecco, questo aspetto è francamente inaccettabile. In realtà buona parte della stampa nazionale e la totalità o quasi totalità dei giornalisti che lavorano a livello locale lo fa con grande impegno, passione, seguendo un'unica bussola che sono le regole del mestiere. Tra l'altro molti giornalisti sempre di più purtroppo sono precari, sfruttati, sottopagati e altro che casta. Anzi, semmai proprio questo aspetto li espone al rischio di dover sottostare a imposizioni, e ne conosco tantissimi comunque che mantengono la schiena dritta. Peraltro, ogni volta che invece ho avuto contatti professionali personali con esponenti politici del Movimento 5 Stelle, ho sempre incontrato persone molto cortesi, disponibili, che mi sembravano tutt'altro che prevenute nei miei confronti. Poi però, se andavo a leggere i dialoghi sui blog o sui social network ai quali anche loro partecipavano, il ritornello rispetto ai giornalisti era sempre quello di prima a cui accennavo. La mia opinione è che questo sia un grosso limite per il Movimento 5 Stelle. So che c'è un dibattito interno al Movimento su questi temi. Mi sembra di notare che l'ultimo voto, quello delle regionali, che non ha avuto risultati soddisfacenti per il Movimento, abbia convinto alcuni a correggere il tiro nei confronti dei giornalisti. Io mi auguro davvero sia così. Ne beneficerebbero tutti, a cominciare dai lettori, dai telespettatori e anche da chi si informa solamente online. E ringraziamo allora Maurizio Andreoli per essere stato in questo modo questa settimana qui con noi. Allora darei subito la parola a Giulia Gibertoni per rispondere. Perché oggi è qui? Diciamo, c'è questo scoglio? Ha cambiato qualcosa effettivamente dopo il risultato delle elezioni regionali? L'abbiamo commentato, l'abbiamo detto anche in studio, ti ricordi Maurizio, nella nostra diretta elettorale, cioè, è cambiato qualcosa? C'è magari anche un sentimento, una voglia in più di partecipare a questo tipo di confronto? Ma io non credo che ci sia mai stata una vera, soprattutto per quanto riguarda il giornalismo locale o le televisioni locali, insomma, sono convinta che sono delle fonti e degli spazi importantissimi, quindi in cui trovare degli spazi dove c'è la libertà, ecco, di averli, di potersi esprimere, è fondamentale. C'era stata a livello nazionale una sospensione delle presenze in televisione tra le europee e effettivamente i mesi della campagna elettorale, però io come candidato presidente, voi insomma forse lo sapete, non sono sempre stata poi dove mi hanno invitato, sono andata nelle TV locali, ecco, a volte anche in TV nazionale, è capitato, lì non mi hanno invitato spessissimo, devo dire, era molto più presente l'esponente del PD, candidato, no, il nostro neopresidente, e molto di più il capo politico dell'esponente della Lega, che era costantemente, ma se mi avessero invitato io sarei andata ben volentieri, ho avuto 2 o 3 inviti e lì non ho detto di no. Però capisco anche la frustrazione, che è stata spiegata molto bene dal giornalista, di chi lavora, no, come dice lui, con la schiena dritta e nello stesso tempo si trova però in un mondo che è complesso, quello del giornalismo, per il quale, no, per il giornalista con la schiena dritta non si può non, non si
può che avere stima, non si può che rispettare un lavoro che è molto difficile, perché è un lavoro di raccolta di fatti, di interpretazione, di analisi, di divulgazione, che è il momento più complesso. Non si può neanche però nascondere il problema che c'è. È un problema fatto di linee editoriali, è un problema fatto di ambienti a volte chiusi, di ambienti che rischiano di essere autoreferenziali. Lo dico proprio perché si è fatto riferimento all'idea per cui molti giornalisti sono precari. Aggiungo, molti giornalisti, anzi molti ragazzi di varie età, che vorrebbero, avrebbero voluto entrare nel mondo del giornalismo, di fatto non ci entrano perché non sanno dove suona il campanello giusto. Questo, anche questo è un problema che non si può negare, no? Esiste un po' il nepotismo anche in questo mondo, come esiste in altri mondi professionali tipici un po' del nostro paese. Quindi da un lato il grande valore e la grande il carattere così promettente, no? Così anche di valore, in potenza, di quello che è la professione giornalista. Dall'altro la declinazione alle nostre latitudini, cioè com'è il giornalista di livello, diciamo, nazionale, di livello locale, non meno importante, quello di livello locale, perché il giornalista locale è quello che può creare una piazza d'incontro tra cittadini, sia sul cartaceo sia nelle TV locali, quindi non meno importante, da non sottovalutare assolutamente, anzi forse più libero, ecco perché probabilmente qui ci può, appunto, si è potuto permettere il vostro collega anche di spiegarlo in questo modo. No, io, allora, oltre a essere un attivista, insomma, e avere un mandato in regione, vengo dal mondo, sono una semiologa dei media, quindi mi occupo di questo, mi sono occupata di questo all'università, ecco perché vorrei dirlo con la massima, senza prendere parti, ecco, facendone un'analisi del tutto seria. Non si può né negare il problema dal mio punto di vista di quella che è diventata una professione giornalistica che in alcuni casi, diciamo, perde di vista la vocazione primaria, quella a cui pensa chi è al di fuori di quel mondo e si aspetta di trovare sempre. Allora viene sorpreso da chi ce l'ha, dal bravo professionista che di fatto ce l'ha. Io ne ho incontrati diversi nel mondo del giornalismo, anche locale, anche nazionale, diversi, non tutti però. E dall'altro lato quel tipo di giornalismo che ti porta a diventare un PR, quindi qualcuno che è molto attento alle pubbliche relazioni, a essere amico di tutti, a non scontentare nessuno, no? Il famoso cerchio bottismo di cui si parlava qualche anno fa. Ecco, una volta colpisci, un'altra volta sistemi, tanto in qualche modo così non sai mai. Ecco, esporsi è complesso sia per un politico sia per un giornalista. Da questo punto di vista ci troviamo, ma il silenzio, d'accordo? Diciamo, è quella la risposta però di fronte magari a qualche problema che effettivamente può essere della categoria, diciamo così, perché poi dall'altra parte, si, insomma, come diceva Maurizio, ci sono proprio delle occasioni mancate di fare informazione, ecco, può essere un problema. Anche per i cittadini, soprattutto perché ci guarda. Allora, io sono qui presente e se mi inviterete di nuovo alla presenza del vostro collega sarò molto felice di partecipare ottimo. E di conoscere lui personalmente quando volete. Già, adesso sì. Non dico domani perché sono qua oggi, però dal prossimo mese se volete sono disponibile. Se vuole qualche domanda cattiva la posso fare anch'io nel frattempo. Ecco, vedi, abbiamo no? trovato no, un perché degno mi sostituto. Ha detto lui, io sono molto felice che ci sia anche lei, ma rispondo al fatto che mi diceva avrei voluto, no, ha detto sì. Giulia Gibertoni, peccato che non la posso conoscere, ci conosceremo prestissimo. No, ma siamo in linea comunque con Maurizio Gibertoni perché è la mia stessa opinione, quella della poca presenza del Movimento 5 Stelle nei media e anche nei media locali, almeno così a noi è capitato. Quello che vorrei capire, lei ha speso parole positive per l'emittenza, per il giornalismo in genere, lei sa però che l'editoria è sotto l'occhio della falce del governo Renzi, ma anche penso il Movimento 5 Stelle sia allineato nei tagli. Si rischia, tagliando i fondi all'editoria generalizzati, di togliere il giornalismo quello più libero e si arriverà a quel giornalismo comandato dai grandi editori super sponsorizzati. C'è un rischio ulteriore per la democrazia del giornalismo. Se noi volessimo applicare quello che diciamo rispetto al sostegno delle piccole imprese, quello che io dicevo sempre in campagna elettorale che continuo a sostenere, no? Per cui bisogna sostenere il piccolo, la dimensione del piccolo e del micro rispetto ai grandi monopoli industriali, rispetto ai grandi gruppi, rispetto a chi appunto preme sempre per delle fusioni, penso adesso ERA e AIMAG, ma vabbè perché è una questione un po' che sta toccando il mio territorio. Applicando al mondo del giornalismo sarei d'accordo con lei e lo sono, sostenere il piccolo, quindi quello che può essere più libero, libertà di parola, libertà di movimento rispetto al grande gruppo, secondo me è importante. Quindi lo dice perché qui? No, lo dico perché come dicevo anche se prima se la invita a Repubblica TV non lo dice. Repubblica TV mi sembra che faccia più siamo sicuri che sono liberi, mi sembra che lì facciano più parte di quei grandi gruppi monopolistici, però se mi invitano io ci vado a Repubblica TV, invitatemi. Il problema è che
per come ho visto io non ho mai avuto nessuna prevenzione, no? Sia per il mondo professionale da cui provengo, sia perché ho oggettivamente conosciuto bravi professionisti sia a livello locale che nazionale. Però durante la mia campagna elettorale, effettivamente, e non ne voglio a nessuno, ho assistito forse per la prima volta, da quando io mi occupo di attivismo politico per il Movimento 5 Stelle, effettivamente a versioni totalmente discrepanti dalla realtà, rispetto a cose che noi avevamo detto o fatto. E anch'io leggendole, non avevo sempre una rassegna stampa pronta, perché appunto, però leggendole delle volte, anche qui su giornali locali, che possono far parte di grandi gruppi, però in qualche modo danno una versione, in quel momento rispondi ai tuoi lettori locali, ecco, ho capito che forse perlomeno durante le elezioni una libertà totale non c'è, forse su questo non dovremmo mentirci. Poi le TV locali sono un'altra cosa, sto parlando di cartaceo, le TV locali che ci hanno dato spazio hanno ripreso quello che dicevamo, quindi su quello lì, anzi, potersi misurare è stato importante dal mio punto di vista. Giornali cartacei forse è un discorso un po' diverso, lì immagino che un direttore dia una linea, e delle volte sapete meglio di me che basta un titolo, no? Quanto, no, attira l'attenzione un titolo e una foto rispetto, o un sottotitolo, rispetto a chi ha voglia poi di leggersi tutto l'articolo. Ecco, questi sono giochi che vanno più verso però il pubblicitario, verso il PR, e non necessariamente ne è responsabile l'ultima firma, quindi il giornalista. Però insomma li vediamo. Ecco. Aggiungo solo una cosa che secondo me è interessante. Parlavo tempo fa con un giovane giornalista, insomma, che adesso mi diceva essere più interessato al mondo del giornalismo online, no? Rispetto a queste nuove testate che nascono online, che però non possono, anche dal mio punto di vista, pretendere di coprire il bisogno di informazioni che comunque hanno i cittadini di tutte le età e in tutti i nostri paesi o città più o meno grandi. Però lui mi diceva, guarda, è incredibile, su certi aspetti noi non abbiamo neanche bisogno di vincere chissà quale concorrenza, perché ci porgono le cose su un piatto d'argento, loro le notizie non le danno, facevano riferimenti a un famoso quotidiano cartaceo della mia zona e dicevano, loro di quella cosa non volevano parlare. Noi parliamo del Modenese, quindi. Del Modenese, esatto. Per chi? Noi siamo stati i primi, ma non è che abbiamo fatto fatica, è semplicemente che gli altri la notizia non la davano, perché andava a toccare poteri probabilmente percepiti come forti o perlomeno da non scomodare, da non pestare i piedi. Quindi lui faceva questa, da ragazzo molto giovane, sui 20 anni, faceva questa osservazione. Ecco, ovviamente non abbiamo evitato oggi la Gibertoni per parlare poi esclusivamente di questo tema. Io chiudo dicendo che comunque è vero, senz'altro, anche la questione dei titoli, ci sono anche tutta una serie di vincoli che in teoria dovrebbero essere parte della deontologia, insomma, che però, diciamo, magari vengono anche un po' sfruttati, se si parla anche di tagli, insomma, campare non è sempre semplice, e come diceva giustamente Maurizio, insomma, bisogna anche cercare di portare avanti anche un'attività, insomma, in qualche modo, quindi forse avere un sostegno anche in questo senso può aiutare poi a evitare anche magari errori anche in qualche caso. Ma lasciamo, diciamo così, questa parentesi comunque doverosa, perché abbiamo tirato in ballo tantissime volte il Movimento 5 Stelle durante le nostre trasmissioni e non abbiamo mai dato nessuno il diritto di replica rispetto proprio magari a qualche assenza, e quindi ci sembrava doveroso cominciare da qui anche un po' per chiarire, diciamo, quello che c'è stato prima di questa nostra chiacchierata di oggi, ma poi vogliamo andare a trattare i temi regionali, perché anche rispetto al nostro ruolo durante la campagna elettorale noi siamo stati un attimino in sordina proprio per le regole del par condicio che ce lo impongono in qualche modo, perché sono molto complicate da rispettare, spesso magari si abbandona un po', no? L'aspetto del dibattito politico nel periodo locale, di par condicio. Lei lo sa, o sì, c'è un contratto commerciale per intervenire, oppure la par condicio vuol dire dare lo stesso spazio a tutti i partiti, anche quelli che non raggiungono nemmeno lo 0,1, sì. Quindi è un'assurdità, sì. Giusto per richiarirlo. Infatti mi è spiaciuto, so che alcune TV locali hanno dovuto rinunciare addirittura a coprire le regionali perché non potevano... Però noi in qualche modo oggi recuperiamo, e quindi vogliamo un po' ripartire da quelli che sono stati anche i temi che sono stati toccati durante la campagna regionale. Una campagna un po' particolare, no Maurizio, perché... partita con degli scandali, con tanti scandali che comunque forse hanno portato veramente poi a registrare quel bassissimo dato che è stato quello dell'affluenza. Ne abbiamo discusso tanto e poi comunque il Movimento 5 Stelle, questo dato sì, effettivamente presente in consiglio con i vostri consiglieri eletti, sì, siamo in 5. Però insomma con un calo rispetto alle votazioni precedenti. Intanto la sensazione è stata forse, correggimi se sbaglio, che insomma
qualcuno abbia un po' rinunciato anche a fare campagna elettorale per queste regionali. Non c'è stata forse una convinzione così forte, perché tanti concittadini non sapevano neanche di questo appuntamento elettorale. Sì, è vero. Come ho detto io all'indomani, ne sono ancora convinta, all'indomani della, insomma, quando sono chiuse le urne, no? E ci hanno chiesto, ci hanno fatto la stessa domanda, ci hanno detto ma insomma come mai questo dato di astensionismo così allarmante, più del 60% di persone, direi 65 almeno per cento, non è andato a votare. Allora, io penso che davvero ci sia stata un astensionismo consapevole e una frazione importante di astensionismo inconsapevole, che non sapeva che si votava. Quindi una parte delle persone non ha scelto perché appunto in seguito all'indagine spese pazze e altre cose erano probabilmente disgustati. E su questo la disaffezione, però, ripeto, non è la disaffezione necessariamente del cittadino dalla politica, ma è frutto del contrario, la disaffezione della politica dal cittadino. Quindi il cittadino a un certo punto se ne rende conto e non va più a votare. Dall'altro canto invece c'è questo astensionismo inconsapevole. E io lì mi sono detta, non è neanche, come si fa anche soltanto a prendersela con i media, non era lì il punto che fossero i media, no? Che dovevano per forza, cioè che i media debbano informare e coprire imparzialmente le notizie, sì, ma che non sono loro un'agenzia governativa che devono dire al cittadino guarda che si vota. I media devono offrirti il confronto perché tu poi possa scegliere dalle offerte politiche che ti vengono date quella che ti rappresenta meglio, e questa è la loro responsabilità. Ma dirti che si vota è qualcosa che doveva partire dal nostro governo centrale. Pensate, io ero stupitissima, perché era in quei giorni lì, guardavamo, abbiamo guardato una volta per provare il sito del Viminale, e quindi stiamo parlando di costi zero, no? Non c'era neanche un link alle elezioni né emiliano romagnoli né calabresi. Questo per dire che anche chi avesse potuto dire costava troppo fare una campagna informativa, va bene, ma un link sul sito del Ministero degli Interni, ecco, allora mi viene da dire che forse si è voluto un po' passare sotto silenzio la cosa. Da un lato certo non era una bella figura forse per il partito, così il partitone, il partito, ecco, importante. Però anche voi forse, nel senso, con la campagna elettorale non c'è stato, diciamo, questo clamore, questi appuntamenti forti ci sono stati, cioè Viril è venuto, insomma, avete avuto i vostri esponenti che vi hanno accompagnato in questo percorso, ma la sensazione, no, Maurizio, era quella che in qualche modo anche voi non eravate proprio attivi, partecipi al massimo per questo appuntamento, almeno quello da fuori è parso questo. In realtà no, gli appuntamenti li abbiamo fatti, c'erano, sono venuti tanti parlamentari, no, i nostri, no, quelli in vista come Di Battista, che hanno passato diverse giornate in Emilia Romagna facendo dei tour tra l'Emilia e la Romagna, appunto, no? C'è stata lì davvero un pochino poca copertura, e gente che già non sapeva che si andava a votare, che probabilmente li percepiva come degli eventi slegati da un contesto, che era quello delle votazioni regionali. Allora lì mi collego a quel che dicevo prima, capisco che non è una bella immagine per il partito dire perché si va a votare, si andava a votare perché il precedente governatore era stato condannato in appello per falso ideologico, però era necessario in ogni caso dare maggiore, ecco, non, questo non lo dico ai media, ma lo dico a un'agenzia istituzionale che doveva occuparsi di questo, dire che l'astensionismo, se ci sarà, sia tutto consapevole. L'astensionismo inconsapevole non ce lo possiamo permettere in questo paese, perché è grave irresponsabilità da parte di un governo. Solo astensionismo. Allora, poi se uno sceglie e dice nessuno mi rappresenta e non vado, cercheremo di convincerlo meglio la prossima volta. Ma che c'è stato astensionismo inconsapevole lo trovo gravissimo, e questa non è responsabilità né dei partiti, né dei candidati presidenti, né dei media. Senta, guardando i risultati, senza dover ricommentare, lei un po' lo ha già detto prima in una battuta, la grande visibilità l'ha avuta un leader nazionale che si chiama Matteo Salvini, sì. Ed è poi il partito che ha ottenuto forse il risultato, sì, più eclatante, sì, in questa, sì, regione. Sì. Perché Beppe Grillo non ha fatto lo stesso ragionamento di stare 10-15 giorni in Emilia Romagna, piazza per piazza, a parlare con la gente? Ma io penso che il segnale che si voleva dare era quello che alla fine i cittadini sempre, no, si sono chiesti, forse anche voi, forse anche i media, forse anche i giornalisti, però in fin dei conti voi proponete un tipo di democrazia per cui siete dei portavoce, vi fate carico di un mandato popolare, lo portate all'interno delle istituzioni, portando la voce, no, di queste persone all'interno delle istituzioni. Quindi se dite di essere orizzontali, di avere una orizzontalità, dovreste essere leaderless, no, come ci definivamo con un'espressione anglosassone più o meno felice. Però non lo siete orizzontali, c'è sempre Beppe Grillo e Casaleggio di riferimento. Come garanti, però, ma qual è la differenza rispetto alla Lega, rispetto a quello che era Bossi all'epoca, quando diceva... Ma Salvini ha fatto la coppia di Bossi dell'epoca. Sì, sì, nelle piazze, con una differenza però sostanziale, cioè Grillo non è candidabile, quindi è un garante esterno, mentre Salvini e Bossi sono persone che vogliono mantenersi in carriera politica, no? Perlomeno Salvini, devo dire che sfrutterà evidentemente il suo momento al massimo, avendolo abilmente costruito in modo anche, lo dico io ovviamente, in modo anche artificiale, no? Con questa esasperazione degli scontri, la provocazione, andarsi a cercare lo schiaffo all'interno dei campi nomadi. Sono tutte cose che, su cui si è stata costruita slogan su slogan. Noi abbiamo fatto una campagna elettorale, credo, seria, e che sono convinta che all'interno del lavoro che faremo in regione ci ripagherà molto di più nel medio periodo. Però siete insoddisfatti del risultato?
Io sono insoddisfatta. A parte che avete raddoppiato i consiglieri, più che raddoppiato, da 2 a 5, però quello non conta considerando le elezioni precedenti. A me è spiaciuto molto il dato dell'astensionismo, perché sono convinta che quel 65% lì poteva prendere delle decisioni diverse, potevano essere per noi, potevano essere per altre sponde, ma mi è spiaciuto davvero questo, come lo dico come cittadina di questa regione, sapere che qui è andato a votare il 35, 36, 37%, non di più, mi sembra di ricordare, lo trovo un dato molto allarmante, ecco, che andrebbe preso. E però nello stesso tempo, se io mettiamoci nei panni di qualcuno che non era candidato in nessun modo, ma dove si sapeva che si votava effettivamente? Vi è arrivata una cartolina a casa, vi ha telefonato qualcuno dal governo, vi è arrivata una mail, dai vostri comuni vi hanno detto guarda, vada bene che ci sono le regionali, a me non risulta niente. Ecco, sicuramente l'astensionismo non è una cosa che si cura dall'oggi al domani, per cui sappiamo sì. E speriamo anche che si faccia qualcosa in questo senso, ovviamente ci sarà il tempo presumo adesso per poi, c'è da dire, non confondiamo anche i livelli politici, cioè la regione tradizionalmente purtroppo è sempre stata un po' un'istituzione leggermente più opaca rispetto al comune, che il cittadino sente certo. Molto vicino, rispetto al nazionale, perché al nazionale comunque molto spesso ci si va, perché lì insomma perlomeno i volti sono noti e via dicendo. E adesso che si è fatta conoscere però per spese pazze, sprechi, eccetera, quindi nel modo peggiore possibile, ecco, purtroppo. Ecco, allora, dopo questa riflessione doverosa, fra pochi minuti dopo la pubblicità, andremo un po' sull'attualità e su queste primissime settimane di esperienza politica per quanto riguarda insomma, il nuovo consiglio, la nuova giunta regionale, fra poco dopo la pubblicità. In studio dopo la nostra pausa siamo sempre insieme a Giulia Gibertoni, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, che ci è venuta a trovare per raccontare un po' di questa primissima esperienza, sono proprio poche settimane dall'insediamento del Consiglio della Giunta, e vogliamo commentare insieme anche un po' queste prime settimane, perché sono successe poi tantissime cose, anche se con le ferie di mezzo però ne continuano a succedere, allora fra un po' capiremo meglio, sì. Però intanto ci sono state le nomine che vi hanno visto un po' scontenti rispetto risultato. Abbiamo cominciato malissimo, nel modo più terrificante. Ma voi siete sempre scontenti però. Eravamo pronti a essere contentissimi fino alla sera prima, sento al telefono, perché io avevo contattato al telefono, non è che siamo andati lì pensando, io mi ero sentita al telefono con gli altri capigruppo, con Fabbri e con Bonaccini direttamente nei giorni precedenti, perché volevo anche sentire la loro, no? Noi essendo il terzo partito, il secondo di opposizione, ci sembrava scontato che avessimo un nostro rappresentante nell'ufficio di presidenza, non chiedevamo nessun ruolo particolare, uno qualunque. Comunque segretario, questore, non è che chiedevamo la vicepresidenza assolutamente, e effettivamente entrambi a parole mi avevano detto sì, un rappresentante del Movimento 5 Stelle deve essere nell'ufficio di presidenza, quindi ho detto va bene, allora sul ruolo non c'è problema. E noi avevamo anche detto con chiarezza, l'avevo detto io proprio qualche giorno prima, guardate, noi sul nome della saliera però contiamo di astenerci, che per il Movimento 5 Stelle è positivo, cioè quasi un voto a favore, però lo facciamo per segnalare diciamo, il fatto che avremmo voluto più discontinuità rispetto alla giunta Errani, ma come io ho detto poi in sede di schema dichiarazione di voto, ho spiegato il motivo, che non era nulla contro la figura, né insomma diciamo non avevamo nulla se non di segnalare questa cosa, e mi avevamo detto ah sì ci dispiace, però insomma ovviamente un posto lì era dovuto un po'. La sera prima, il pomeriggio prima, sento il candidato della Lega, Fabbri, e mi dice, ma io non sapevo come si votava, l'ho imparato adesso, ho capito adesso come si vota, mi ha detto, e me l'ha detto il capogruppo del PD. Io pensavo si facessero due nomi e io potevo scegliere, ma adesso che so che noi possiamo candidare anche un altro dei nostri, cambia tutto. Io ho detto, stai scherzando, spero, non è andata così. Quindi la sera prima il fa, no ma ci penso ancora, adesso vedo domattina, quindi... Ancora con l'insediamento alle 10, alle 9, noi stiamo ancora parlando di questa roba qua, no? Con Fabbri che mi ha detto fino all'ultimo, ci sono le telecamere che potete vedere della regione, in cui io 5 minuti prima della votazione vado da Fabbri e anche se non si sente, quello che gli dico è cosa fate? E lui ha avuto il coraggio di dirmi 5 minuti prima, non ho ancora deciso, ovviamente sapevano tutto perfettamente, cioè che avrebbero votato Fratelli d'Italia.
esponente unico, già sì. Capogruppo di se stesso, per metterlo dentro l'ufficio di presidenza e fare un monogruppo di centrodestra. Ecco perché io ho dovuto dire, no, ma non lo sapevo, non avevo neanche pensato che avrei dovuto fare un discorso di quel tipo lì, già così polemico. Un ex deputato di grande esperienza, quindi... Sì. Giusto, no? Un ex deputato questo non significa che debba stare in ufficio di presidenza solo perché uno è un ex deputato, ma in ufficio di presidenza per una questione di bilancio, no, delle opposizioni, visto che lì si va a esercitare una funzione di garanzia e di controllo. Noi avremmo anche rinunciato, tra l'altro, perché viene data un'indennità di funzione aggiuntiva e noi avevamo già dichiarato che il nostro candidato avrebbe rinunciato, ci hanno effettivamente escluso totalmente, quindi tenuto fuori. Quindi la Lega ha di fatto messo due leghisti dentro, no, uno che adesso è quello di cui noi chiediamo le dimissioni, però Rainieri, adesso magari lo spiego, sì, in un certo. Attimo. E poi uno di Fratelli d'Italia, quindi ho trovato davvero una cosa. Però come ho detto lì in regione, la responsabilità è condivisa, cioè la cialtroneria, vorrei dire, in quel caso lì è venuta dalla Lega. Ma il PD è stato a guardare e non ha fatto assolutamente nulla. Allora, se è stata una ripicca per l'astensione sulla Saliera, secondo me hanno sbagliato, gliel'ho anche detto. Cioè, lo posso capire, ma da un lato lì, secondo me, dovevano garantire in quel momento... Un presidente è anche garante degli equilibri, non è soltanto leader del partito di maggioranza, è garante degli equilibri, quindi a prescindere dal voto che io comunque ti avevo esplicitato, tu quel posto lì, temo, avresti dovuto dire una parola in più, ecco. Questo come la vedo. Però noi adesso chiederemo, visto che siamo stati per adesso tenuti fuori da tutto, chiederemo la presidenza della Commissione Bilancio, che come sapete tradizionalmente è riservata alle opposizioni, e non vogliamo che Fabbri e la Lega si fagocitino anche il bilancio. Ovviamente, diciamo, per correttezza anche per chi ci guarda, che è tutta materia molto fluida, diciamo, di questi giorni, siamo in una situazione registrata, per cui qualcosina magari anche rispetto alla messa in onda potrebbe cambiare. Però intanto vogliamo anche, visto che abbiamo citato anche rimborsi, insomma, qualche cosa già rispetto alla vostra linea, la nostra caporedattrice Maria Elena Mele ci ha preparato qualcosa rispetto anche a quello che sta iniziando a fare Bonaccini in regione. Vediamo. Cinque commissioni anziché sei è un dimagrimento dei budget per la presidenza dell'Assemblea e l'ufficio di presidenza e le presidenze di commissione. Azione decisa e continuata contro i costi della politica in regione, con le prime delibere dell'ufficio di presidenza che riguardano presidenza dell'Assemblea e UP, i cui budget per il personale sono stati di 406.000 euro, un 40% in meno rispetto agli anni passati. Si tratta, come spiega una nota di Viale Aldo Moro, di un adeguamento ai parametri fissati dalla Conferenza Stato-Regioni, che prevede di assegnare a ciascun consigliere regionale un budget per il personale pari a un dipendente di categoria di 6. Per quanto riguarda la sola presidenza dell'Assemblea, il budget passa da 401.000 euro ai 283.000 del 2015. Non solo. Il presidente Stefano Bonaccini, nel corso di una trasmissione televisiva, ha presentato anche il taglio ai fondi dei gruppo e agli stipendi di giunta e assemblea legislativa. 5.000 euro al mese possono bastare, ha dichiarato Bonaccini. Credo saremo la prima regione che azzera tutti i fondi ai gruppi, fatte salve le spese per il personale per far funzionare i gruppi consigliari, ha spiegato. Per Bonaccini era importante dare un segnale forte dopo il voto di novembre, caratterizzato da un'affluenza ai minimi storici. Noi dobbiamo dare l'idea della sobrietà, non per farne un simbolo come se fossimo eroi, ma perché credo sia doveroso e giusto così. Ci sono troppe persone, ricorda il presidente dell'Emilia-Romagna, che non arrivano a fine mese. Credo che se la politica dà l'idea di mettersi all'altezza di quegli occhi che ti guardano, a volte disperati, forse riacquista quella fiducia che in tanti casi è venuta a mancare. Ecco, abbiamo sentito di queste prime operazioni, che anche per quello che è un po' la vostra filosofia, comunque le idee, insomma, che difendete come Movimento 5 Stelle, immagino vi vedano comunque favorevoli rispetto a questo tipo di operazione di taglio. Ecco. Sì, due cose veloci. La prima, chiudo quello che dicevo prima, cioè il motivo per cui noi chiediamo le dimissioni di Rainieri dalla vicepresidenza, cioè non certamente dalla regione, lui resterà consigliere regionale, ma dalla vicepresidenza, dopo la condannano in primo grado per diffamazione rispetto alle offese date all'ex ministro Chienge.
e quindi ci sembra che non sia più adeguato, diciamo, stare dentro l'ufficio di presidenza. Poi se vuole fare il capogruppo magari se ne parlerà con Fabbri. Invece per quanto riguarda i tagli, certamente apprezziamo diversi punti di questo progetto di legge, che però io ad esempio non ho ancora potuto leggere perché mi risulta che non sia ancora stato protocollato, e quindi l'ho letto sulla stampa, quindi è stato presentato alla stampa e lì ho letto. Perché noi stessi per esempio dicevamo già in campagna elettorale che ci saremmo dati uno stipendio massimo di 5.000 euro lordi, e mi pare che infatti se viene approvato si vada verso un più o meno quella di quel cifra tipo. Certo. L'azzeramento non spiega se sono 5.000 netti o 5.000 lordi. Ma secondo me poi l'indennità di carica dovrebbero comunque collegati. Essere 5.000 lordi. Sì. I rimborsi sono una voce a parte, però i rimborsi non sono comunque... Che si arriva sempre sopra i 10.000 come stipendio. No, dovrebbero essere 5.000 lordi, quindi come avevamo detto di prendere noi, e se passa dovrebbe essere così, spero di non sbagliarmi, indennità di carica. Poi in Emilia Romagna sono previsti comunque già rimborsi inferiori rispetto ad esempio alla Lombardia, che hanno 4-5 mila euro di rimborsi al mese netti. Nel nostro caso sono già 2.000. Questi 2.000 effettivamente se uno sta a casa e non viene neanche, non presenta atti e non usa la macchina, non mangia, sono effettivamente soldi regalati, quindi bisognerebbe andare a vedere se uno non si presenta che cosa fa, che almeno vada sui territori, ecco. Se invece lavora è dimostrabile in qualche modo come vengono utilizzati. Molto spesso se si gira tanto la sera, il sabato, la domenica, sempre con un'auto propria, effettivamente si arriva quasi a utilizzarli, tra buoni pasto, perché effettivamente il contatto col territorio, un consigliere regionale deve darlo, anche più di un parlamentare, è fondamentale. Il consigliere regionale è quello a cui il cittadino può, il comitato, l'associazione può dover chiamare al telefono e poterlo vedere, poterlo chiamare. Ecco, il resto, allora, sull'azzeramento dei fondi di funzionamento ai gruppi siamo allineati anche su questo, quindi se verrà fatto siamo d'accordo, anche perché era su quelle cose lì, se vi ricordate, che si giocava molto delle inchieste sulle spese pazze. Certo. Era molto sul questo era un tema caldo, assolutamente. Di quei fondi, erano quelli lì, era la voce fondi di funzionamento dei gruppi. Restano in piedi le spese per il personale, ma quelle uno le rendi conto, le giustifica, non è che se le intasca, no? Dice ho assunto un segretario, gli do questo, dimostra che lavora, sta in sede timbrando, mi sembra legittimo, non si può del resto se no fare attività politica così. Ecco, però cos'è che ci dispiace e che manca in questo progetto di legge? Alcune cose fondamentali, ecco perché noi presenteremo domani un nostro progetto di legge, quindi vi do anche quest'anteprima, noi presenteremo un nostro progetto di legge del Movimento 5 Stelle in cui sottolineiamo quello che già chiedevamo in campagna elettorale e che non è stato preso in considerazione da Bonaccini e dalla sua giunta in questo. Allora, come sapete, da questa legislatura decadono i vitalizi, quindi noi, i neoeletti, non percepiranno più i vitalizi, ma noi avevamo chiesto un'abrogazione retroattiva, perché si spendono 5-6 milioni di euro l'anno per dare i vitalizi agli ex consiglieri, quindi su questo bisogna prendere una posizione, parlare con l'associazione degli ex consiglieri, perlomeno ridurli fortemente. Poi c'è la questione aperta, insomma, se fossimo entrati in ufficio di presidenza avremmo rinunciato, quella si chiama indennità di funzione, avremmo rinunciato a quell'indennità di funzione, che è uno stipendio aggiuntivo che viene dato alle cosiddette cariche monocratiche, e anche lì io ce l'avrei come capogruppo, ad esempio, io sono capogruppo, no? E rinuncio alla mia indennità di funzione. Ci sono le commissioni anche, no? Certo. Che hanno... Sì, anche i presidenti di commissione ce l'hanno, ecco, io tutte quelle indennità di funzione le annullerei. Quindi... Questa cosa comunque, quindi, abbiamo capito dell'ufficio di presidenza ancora un po' rispetto a quello che è successo. Ricordo che chiediamo la presidenza del bilancio. Quindi, no, però, poi l'altra cosa che volevo dire era questa. C'è anche la questione che dicevamo delle liquidazioni. Allora, benissimo anche l'azzeramento delle liquidazioni, quindi le indennità di fine mandato. Va bene, noi non le avremo se passa questo progetto di legge. Ma c'è quello che io chiedevo in campagna elettorale, durante il confronto televisivo, che mi pare quello che facevamo a Sky con Bonaccini e Fabbri, quando io lanciai questa proposta dissero che erano d'accordo, cioè... I consiglieri indagati in questo momento non sono ancora stati liquidati, mi risulta, perché ho chiesto negli uffici della regione. Bene, bisogna congelarle quelle indennità lì, perché se tu hai commesso, o perlomeno ti si accusa di aver commesso danno erariale e non hai ancora ristabilito la tua posizione davanti alla giustizia, intanto congeliamo almeno le liquidazioni, che sono altri 30.000 euro a consigliere, se non di più, in alcuni casi 60.000, a seconda dei mandati che hanno fatto. E su questo non abbiamo avuto risposta, quindi verranno in qualche modo liquidati. Questo non è corretto. Come abbiamo detto, ci saranno anche poi anche aggiornamenti rispetto
rispetto al momento della nostra discussione, vedremo anche che cosa l'ultimo sarà, commento velocissimo che faccio è: rispetto invece alle persone che ci seguono, che sono a casa, state attenti a non essere però soddisfatti soltanto di quel progetto di legge che di Bonaccini, perché state attenti a non confondervi, l'assemblea legislativa non equivale alla regione, sono due cose diverse. Se vi dicono che tagliano l'assemblea legislativa non basta, bisogna poi andare a tagliare la sanità, i dirigenti della sanità, non la sanità, le spese per i dirigenti, i premi a pioggia per la sanità, no, la sanità invece non va tagliata assolutamente. Quindi attenzione che ci potrebbe essere questo sfasamento logico: taglio l'assemblea legislativa, cioè i consiglieri, perché di fin dei conti, questa è la mia opinione, Bonaccini sta un po' applicando anche quello che fa Renzi a Roma, cioè a Renzi importa poco del Parlamento, va avanti a forza di fiducia, quindi i parlamentari sono lì, ma lui i decreti li fa lo stesso. Se Bonaccini si mettesse sulla stessa strada, potrei io concludere che dell'assemblea legislativa non è tanto importante, tagli tutto, però di fatto la gente magari a casa capisce che hai tagliato i costi della regione, non è così, il bilancio della regione è un'altra cosa. Beh, oddio, e su sì. quello interveremo. Diamo noi. Anche un po' di fiducia ai cittadini in questo senso, che comunque mi sembra chiaro, certamente, però insomma mi sembra chiaro che stiamo parlando dei tagli che riguardano proprio il funzionamento della regione, non nell'interezza, ma solo parliamo insomma dell'aspetto politico della questione. E lancerei anche un altro contributo, Maurizio, perché un altro dei temi più importanti che si sta affrontando in questo periodo, che non può essere così, si è affrontato in campagna con diverse posizioni, è il tema, la grandissima emergenza che tutti quanti stiamo vivendo, il tema del lavoro. E anche su questo ci sono stati già alcuni argomenti affrontati, accordi. Mi interessa lanciare un servizio che parla proprio di questo, perché c'è stata una previsione diciamo positiva per il futuro, per cercare di capire anche se questa emergenza, diciamo così, è già stata discussa, ci sono già state delle attivazioni in regione, vediamo. Con gli investimenti in atto in Emilia-Romagna è possibile creare oltre 60.000 posti di lavoro. È la sfida lanciata a Stefano Bonaccini da Vincenzo Colla, segretario regionale della CGIL, che ha commentato la ricerca dell'IRES, l'Istituto Ricerche Economico-Sociali, riguardante i principali investimenti in corso di realizzazione sul territorio. Sono 125 i progetti di investimento analizzati, che generano risorse economiche per 17,6 miliardi, di cui 7,8 di risorse pubbliche e 9,8 private. IRES ha stimato che questi investimenti saranno in grado nei prossimi 5 anni di generare 61.600 posti di lavoro, circa la metà di quelli necessari per ritornare allo stesso tasso di occupazione del periodo antecedente alla crisi, ovvero il 2007. È uno studio utile a relazionarsi con il nuovo presidente della regione Stefano Bonaccini, ha detto Colla. Raccogliamo in questo modo la sfida del patto per il lavoro che il presidente ha lanciato. Questa ricerca evidenzia che è possibile creare del lavoro. Secondo Colla, il patto per il lavoro deve svilupparsi su 6 proposte: difendere e salvaguardare il lavoro che già c'è, innovazione, investimenti e attrattività, legalità e democrazia economica, un sistema di welfare e di formazione regionale, un nuovo modello di governance pubblica, un nuovo ruolo della contrattazione per creare lavoro. I progetti analizzati sono numerosi e riguardano ad esempio gli investimenti sul territorio di Philip Morris, di IMA, la realizzazione della Cispadana, del Passante Nord, i progetti per gli aeroporti regionali, la realizzazione di FICO a Bologna, i lavori sul porto di Ravenna. I 125 investimenti sono spalmati sul territorio e vanno a beneficiare le province in ordine di Ravenna, Bologna, Rimini, Modena e Ferrara. Abbiamo sentito questa analisi giusto per introdurre questo tema, comunque c'è questa previsione, si parla poi sia di progetti pubblici che privati, come abbiamo visto, qualcosa è già partito, mi sembra che anche Philip Morris abbia iniziato il processo di assunzione, quindi insomma questo è sicuramente l'argomento principale di tutti, perché è l'argomento quotidiano di cui parliamo tutti quanti, no Maurizio? Ci sono anche tanti progetti che in qualche modo non sono condivisi al 100% dal Movimento 5 Stelle, comunque ci si sta facendo qualcosa, c'è già iniziata la discussione su questi temi e qual è il vostro punto di vista? Allora, la discussione in regione su questi temi non è ancora cominciata, perché si terrà la prima assemblea utile il giorno 26, quindi lunedì 26, e lì cominceremo a parlare degli atti, lì Bonaccini presenterà il suo programma, quindi di fatto la prima seduta ufficiale è il giorno 26, noi in questo momento abbiamo già presentato effettivamente degli atti, siamo già al lavoro, però aspettiamo quel giorno lì per dirci proprio attivi, operativi. Per darvi un'idea, sarà quel giorno in cui ci distribuiremo nelle commissioni, quindi ognuno comincerà a lavorare all'interno delle sue commissioni di appartenenza.
Comunque, rifacendomi a quello che veniva detto in campagna elettorale da Bonaccini, immagino più o meno le linee siano quelle lì, sì, non siamo contenti perché li voglio vedere quei 60.000 posti di lavoro. L'accento che metteva Bonaccini in campagna elettorale era sempre, sì, verso gli investimenti, ma sempre investimenti che davano l'idea di fare l'interesse di pochi, mentre noi eravamo appunto, come dicevo prima, per la salvaguardia del piccolo e del micro. Quindi non necessariamente di chi si deve mettere in fila, deve entrare in grandi cooperative oppure deve entrare in grandi gruppi, farsi assorbire da multinazionali per poi poter essere anche professionalmente non necessariamente trattato bene, quindi non con un trattamento alla pari di quello che aveva prima, no? Lo vediamo anche come sta gestendo Renzi col Jobs Act, cioè che idea ha insomma della precariato, che idea ha della professionalità, è un'idea molto labile, molto fragile, per cui effettivamente allora, e le grandi opere che sono state citate, ma anche il progetto di FICO qui alle porte di Bologna, è un progetto che ci sembra allineato con le grandi opere pubbliche come Cispadana, come le varie autostrade, quelle che finiranno in Romagna, eccetera, che non colgono il punto assolutamente, cioè l'idea che danno a noi Movimento 5 Stelle è che tengono attivo il fatturato di alcuni costruttori, ma creino nel pochi, come dire, appariscenti ma illusori lavori nel breve periodo, perché non è neanche detto che possano essere finite queste opere, no? Di fatto molto spesso funziona che partono, hanno degli investimenti molto spesso pubblici, degli studi di fattibilità, per cui con 100.000 euro fai lavorare un tuo amico, un amico di un amico, poi delle volte non è neanche importante che vengano finite, e ci tolgono tra l'altro terreno agricolo, terreno invece che dovremmo rilanciare per creare occupazione lì. Cioè nel momento in cui noi sponsorizziamo continuamente Cispadane, quindi autostrade che consumano migliaia e migliaia di ettari di terreno fertile, e dimentichiamo che siamo l'Emilia Romagna, quindi una regione che ha fatto dell'eccellenza enogastronomica un marchio conosciuto a livello internazionale, è già lì, è già conosciuto, basterebbe sfruttarlo. Ma il punto lavoro lo mettete in primo piano anche sì, voi comunque? Noi lo mettiamo in primo piano, il punto lavoro, l'investimento sulla piccola impresa e la microimpresa, questo per noi è fondamentale, con una buona allocazione dei fondi europei che finora secondo noi non è stata fatta in modo sufficientemente trasparente, pensate a quanti ne vengono restituiti perché non si compilano i progetti nel modo giusto, e con un accesso più aperto, in modo che possa rivolgersi anche l'individuo direttamente, andare in regione a uno sportello e chiedere, io sono ad esempio un 21enne, vorrei aprire una piccola impresa appunto chilometro zero sul mio territorio, cosa potete fare voi per me, senza per forza associarsi o mettere in mezzo dei mediatori che poi appunto, ma sosteniamo ancora, lo facciamo a livello nazionale, lo faremo dal livello regionale, la necessità anche di avere un reddito di cittadinanza, quindi un fondo che garantisca tutti quei precari, i disoccupati ma anche i precari, cioè il giovane, il meno giovane, l'esodato, quello che si trova 6, 7, 8, 10 mesi disoccupato tra un lavoro, tra un contratto a progetto e l'altro, e abbia bisogno di non andare a chiedere al nonno. O non abbia il nonno a cui chiedere. Allora mi sembra giusto cominciare a parlare seriamente non soltanto di lavoro ma di ammortizzatori sociali, non c'è mica da vergognarsi a farlo, perché reddito di cittadinanza è semplicemente mantenere la dignità, l'indipendenza e la libertà. Quando parliamo di fondi all'editoria parliamo anche di fondi al cittadino, cioè io così non devo andare a chiedere favori, mi vengono offerti dei lavori, se li rifiuto perdo il mio reddito di cittadinanza, però devo poterlo avere per tutelarmi, per dire che sono un individuo responsabile, adulto, che si autodetermina. Senta, la riporto perché so che Laura deve chiudere la trasmissione, certo. Proprio un minuto neanche, mi deve rispondere sinceramente e velocemente. Sul tema politico, la riporto sul tema del Movimento 5 Stelle, come state? Bene, benino, malino? Stiamo Siete bene. Siete in una fase discendente come intende Renzi? Stiamo vi bene. State sgonfiando? Lei dice stiamo bene, ma... Stiamo bene, ma il lavoro in trincea è duro e siamo schiacciati, siamo gli unici che effettivamente dicono qualcosa contro il sistema che ci sta schiacciando. E c'è anche la Lega. La Lega è sistema puro. La Lega è... C'è un'opposizione in questo momento costruita mediaticamente tra i due Matteo. Il PD ha tutto l'interesse a mantenere l'altro oppositore Matteo Salvini, perché Matteo Salvini non ha nulla di antisistema e la Lega stessa, anche astraendo da Salvini, in 25 anni non ha fatto nulla, né sul federalismo, che era la loro bandiera, né per arginare in modo serio il problema dell'integrazione con gli extracomunitari, né ha mai fatto nulla rispetto agli sprechi. Guardate che Fabbri voleva proporre un altro consiglio regionale, se questo è arginare gli sprechi, voleva dire ne facciamo uno emiliano e uno romagnolo. Ecco, cioè lì al di là degli slogan io nella Lega non ho mai visto nulla e lo dimostreremo comunque in regione osservando bene il tipo di... Io credo che loro faranno l'opposizione, quella che chiamano un'opposizione con stile di maggioranza, questo è quello che può fare al massimo la Lega. Invece nel nostro caso la coerenza e la trasparenza è quella che io sono convinta ci premierà, quindi noi andiamo avanti portando avanti quello che è buon senso,
senso, la voglia di trasparenza, la voglia di lavorare seriamente, la voglia di non essere pubblicitari. Non siamo pubblicitari. Sì, Maurizio, credo che tu poi intendessi anche magari un approfondimento più legato proprio alla gestione del partito, ma ovviamente per questa puntata non c'è assolutamente invitatemi tempo. Però di nuovo. Però la rinviteremo anche perché avete visto, insomma, questa è stata una puntata un po' monocolore, però d'altronde avevamo la possibilità, insomma, di dialogare, come abbiamo detto fin dall'inizio, con la Gibertoni, che è rappresentante del Movimento 5 Stelle, avevamo anche, diciamo, qualche cosa in arretrato da chiederle. La invitiamo per un dibattito, perché così tu la inviti per restarte, la invitiamo a un dibattito, così avremo anche modo di avere qualche replica in più rispetto a quello che è stato detto qui in studio. Certo. E ovviamente sono doverose, ma come tutti penso possano toccare con mano, il nostro studio è veramente sempre aperto. Intanto grazie per la partecipazione grazie di oggi. Grazie a voi, buonasera. E grazie a tutti coloro che ci hanno seguito, noi ci rivediamo la prossima settimana. Buon proseguimento. Buonasera.